bentornati in mezzo a noi, fratelli di pomeriggio. Con tanta gioia il santuario sta rivivendo l'esperienza dell'incontro con i devoti, con i pellegrini del santuario. Ora ci troviamo qui davanti all'antico santuario. Quello che noi vediamo dietro le mie spalle, questa bellissima facciata neoclassica, è stata inaugurata in occasione della canonizzazione di San Gabriele. È stata realizzata come segno davvero per manifestare il luogo, l'importanza di questo luogo. La canonizzazione è avvenuta il 13 maggio del 1920 e in quel periodo è stata realizzata anche questa mirabile opera che vediamo raffigurata in alto sul timpano. Vediamo la gloria di San Gabriele e vediamo gli angeli che portano il corpo di San Gabriele in alto in paradiso, la sua anima che sale verso il cielo. A sinistra invece vediamo la vocazione avvenuta il 22 agosto del 1856, quando, partecipando ad una processione, che lui era in crisi per l'esperienza del dolore che aveva vissuto, un'esperienza che traumatica che l'ha toccato nel proprio cuore, ecco che lì sente la voce di Maria che gli dice: Checchino, cosa fai nel mondo? Il convento ti aspetta. Precisamente quello che la Madonna ha detto nel suo cuore non lo sappiamo, però sappiamo che da quel giorno in poi è cambiata tutta la sua vita. E poi sulla destra invece vediamo il momento della morte, quindi questo santuario raccoglie questo segno del suo passaggio, della sua nascita dalla terra al cielo, quindi nasce nella vita eterna in paradiso. La Vergine Maria l'è venuta a prendere. E poi in alto abbiamo l'immagine dell'Immacolata, perché questa chiesa dai francescani era stata già consacrata all'Immacolata Concezione e poi è stata riconsacrata con il significato del santuario della Basilica di San Gabriele. Mentre sulla sinistra, che ha in mano la croce, è San Paolo della Croce, la statua che vediamo qui a sinistra, mentre a destra vediamo il pastorale che ha in mano questa statua, che è San Vincenzo Strambi, che è un altro santo religioso passionista. Poi vediamo i due stemmi che ricordano proprio l'anno in cui è stata benedetta, consacrata, inaugurata questa facciata, con il titolo della Basilica Minore. Quindi è la nostra chiesa, il nostro santuario è collegato direttamente con il Vaticano, dandogli il titolo di Basilica Minore. Ora vi invito a seguirmi, che vogliamo entrare in chiesa dell'antico santuario e vedere il luogo dove ha segnato il nascere di questa storia, di questo ambiente che è questo nostro santuario. Venite con me. Ci troviamo in questo santuario che è stato realizzato nel 1908. L'antica chiesa era molto piccola, quasi grande per poter contenere massimo 10 persone. Proprio era essenziale la chiesina che c'era, che ha trovato San Gabriele. Solo che grande è stata la devozione, l'esplosione di questo amore che i fedeli hanno manifestato verso San Gabriele, che la chiesa è stata allungata di molto, con arricchita di due navate a destra e a sinistra. Quindi la chiesa ora è formata da tre navate ed è stato anche realizzato il presbiterio, lo spazio al di là della balaustra. E dove è stato ritrovato il corpo nella tomba di San Gabriele, lì è stata fatta un'apertura per vedere il luogo dove è stato adagiato il giorno seguente della sua morte, il 28 febbraio del 1862. Venite e vediamo il luogo della tomba.
particolarmente caro e importante, che è il luogo dove è stato posto il suo corpo il giorno dopo della sua morte. È stato messo all'interno di questa tomba. Questa era la tomba di tutti i religiosi, tanto che quando hanno aperto hanno trovato vari corpi dei vari religiosi morti in quegli anni, e la difficoltà è stata anche riuscire a riconoscere qual era il corpo del nostro giovane Gabriele dell'Addolorata. Da alcuni segni lasciati dalla testimonianza di alcuni confratelli che lo hanno seppellito, sono riusciti a riconoscerlo, perché non c'era neanche l'etichetta su cui era scritto il suo nome. E da lì, da quando hanno aperto questa tomba, hanno tolto quella pietra, da lì sono avvenuti in questo luogo tantissimi miracoli. Uno tra questi, uno che già ho raccontato le puntate precedenti, quello di Lorella Colangelo, che è la bambina che di Ancona, che stava all'ospedale ad Ancona, che sogna San Gabriele, che gli dice: se vieni nella mia tomba e ti tormenterai, io ti guarirò. La bambina è riuscita a convincere la mamma con i medici, è partita, è venuta qui, è stata portata dai genitori, è stata adagiata su questa pietra, su questo vetro, e qui la bambina si è addormentata. Dopo un po' si sveglia, si alza in piedi e dice: sono guarita, San Gabriele mi ha detto che sono guarita. Ma questa è una dei tanti miracoli e prodigi che sono avvenuti proprio qui in questo luogo, e che noi ci teniamo molto particolarmente. Tanti sono i devoti che vengono qui davanti e vogliono sentire il calore e la presenza di San Gabriele per sostenerci. Proprio ieri un pellegrino, un uomo semplice, di un cuore grande, è venuto, che mi ha voluto lasciare una sua offerta cospicua, e dicendomi: io sono venuto qui per ringraziare San Gabriele della grazia che mi ha fatto. E nel momento in cui cercava di spiegarmi cosa era successo, si è messa a piangere e non è riuscito poi a raccontarmi altro. Però ho visto da quegli occhi pieni di lacrime davvero come un grande segno di amore che ha avuto da San Gabriele. Ancora oggi San Gabriele compie prodigi e miracoli, e ce ne sono tanti di testimonianze che ci vengono a raccontare di questo dono, e noi tutti siamo chiamati davvero a non perdere la fede, la certezza della presenza del Signore nella nostra vita, che viene a sollevarci, viene a darci il suo amore. San Gabriele questo ci insegna, il santo del sorriso, a saper trovare sempre quella luce e quella gioia anche nei momenti di prova e di difficoltà. Vieni, Signore, a stare in mezzo a noi, vieni a darci il tuo amore. Grazie per l'intercessione e per l'intervento di San Gabriele. Ciao a tutti. Thank you.